Buongiorno. La catechesi di questa mattina porta il seguente titolo: Gesù Cristo è il Figlio mandato dal Padre. Il prologo del Vangelo di Giovanni, al quale è stata dedicata la precedente catechesi, parlando di Gesù come Logos, cioè come Verbo, come parola, Figlio di Dio, esprime fuori di ogni dubbio il nucleo essenziale della verità su Gesù Cristo, verità che forma il contenuto centrale dell'autorivelazione di Dio nella nuova alleanza e come tale viene professata solennemente dalla Chiesa. È la fede nel Figlio di Dio, che è della stessa sostanza del Padre, come Verbo eterno, eternamente generato. Dice il Vangelo, Dio da Dio, vi credo, scusi, Dio da Dio, luce da luce. In nessun modo creato, non è stato adottato. Il prologo mostra pure la verità sulla divina preesistenza di Gesù Cristo come unigenito figlio che è nel seno del Padre. Su questa base prende pieno rilievo la verità sulla venuta del Figlio di Dio nel mondo. Il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi. Giovanni 1. Per compiere una particolare missione da parte del Padre. Questa missione possiede un'impronta essenziale nel piano divino della salvezza. Questa missione possiede un'importanza essenziale nel piano divino della salvezza. In essa è contenuta la suprema e definitiva attuazione del disegno salvifico di Dio nei riguardi del mondo e dell'uomo. In tutto il Nuovo Testamento troviamo espressa la verità dell'invio del Figlio da parte del Padre, che si concretizza nella missione messianica di Gesù Cristo. A questo proposito particolarmente significativo sono numerosi passi del Vangelo di Giovanni, ai quali bisogna prima di tutto fare ricorso. Dice Gesù parlando con i discepoli e con i suoi stessi avversari: Da Dio sono venuto e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato sono con lui. Sono io che do testimonianza di me stesso, ma anche il Padre che mi ha mandato. Chi mi ha mandato è veritiero, voi non lo conoscete. Io però lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato. Quelle stesse opere che sto facendo testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere la sua opera. Molte volte, come si vede nel Vangelo Giovanneo, Gesù parla di sé, in prima persona, come di uno mandato dal Padre. La stessa verità emergerà in modo particolare nella preghiera sacerdotale, dove Gesù, raccomandando al Padre i suoi discepoli, sottolinea con queste parole: Essi sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. E continuando questa preghiera alla vigilia della sua passione, Gesù dice: Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Quasi in diretto riferimento alla preghiera sacerdotale, le prime parole rivolte ai sacerdoti, ai discepoli, la sera del giorno della risurrezione suonano: Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Se la verità su Gesù Cristo come figlio mandato dal Padre viene messa in rilievo soprattutto nei testi giovannei,
Essa è però contenuta anche nei Vangeli sinottici. Da essa ci risulta, ad esempio, che Gesù ha detto: bisogna che io annunzi il regno anche alle altre città. Per questo sono stato mandato. Luca 4. Particolarmente illuminante è la parola dei vignaioli omicidi. Essi trattano male i servi mandati dal padrone della vigna a ritirare da quei vignaioli i frutti della vigna e ne uccidono molti. Alla fine il padrone della vigna decide di mandare da loro il proprio figlio. Aveva ancora uno, il figlio prediletto. Lo inviò a loro per ultimo, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei vignaioli dissero tra di loro: questi è l'erede, uccidiamolo, l'eredità sarà nostra. E afferrandolo lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Commentando la parabola, Gesù si richiama all'espressione del Salmo 117 sulla pietra scartata dai costruttori. Proprio quella pietra è diventata testata d'angolo, cioè pietra angolare. La parabola del figlio mandato ai vignaioli è riportata con evidenza. Dunque, la parabola del figlio mandato dai vignaioli è riportata in tutti i sinottici. Da essa traspare con evidenza la verità su Cristo come figlio mandato dal Padre. Anzi, vi è sottolineato piuttosto chiaramente il carattere sacrificale e redentivo di questo invio. Il figlio veramente è colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo. Così dunque Dio non solo ha parlato a noi per mezzo del figlio in questi giorni, ma ha dato per noi questo figlio, e in un atto di inconcepibile amore inviandolo nel mondo. Con questo linguaggio parla ancora in modo particolarmente intenso il Vangelo di Giovanni. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Giovanni 3. E aggiunge: il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Altrove Giovanni scrive: Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Perciò aggiunge che accogliendo Gesù, il suo Vangelo, la sua morte e risurrezione, noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. In fin qui San Giovanni, nella sua prima lettera al capitolo 4. Paolo esprimerà la stessa verità nella lettera ai Romani. Egli, cioè Dio, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme a lui? Romani 8. Cristo è stato dato per noi, come leggiamo in Giovanni 3. È stato dato in sacrificio per tutti noi. Il Padre ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Il simbolo apostolico professa questa stessa verità per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. La verità su Gesù Cristo come Figlio mandato dal Padre per la redenzione del mondo, per la salvezza e la liberazione dell'uomo prigioniero del peccato e quindi delle potenze delle tenebre, costituisce il contenuto centrale della buona novella di Gesù Cristo. Egli è il Figlio unigenito del Padre. Egli è venuto per compiere la sua missione messianica.
Non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso come assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, facendosi obbediente fino alla morte. Filippesi 2. E in questa situazione, liberamente da lui accettata come uomo, come servo del Signore, proclamava: Il Padre è più grande di me, e anche io faccio sempre le cose che gli sono gradite. Proprio questa obbedienza verso il Padre, liberamente accettata, questa sottomissione al Padre in antitesi alla disobbedienza del primo Adamo, rimane l'espressione della più profonda unione tra il Padre e il Figlio, riflesso dell'unità trinitaria. Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Giovanni 14. Anzi, questa unione di volontà in funzione della salvezza dell'uomo rivela definitivamente la verità su Dio e sulla sua intima essenza. La sua intima essenza è questa, l'amore. E nello stesso tempo rivela la fonte originaria della salvezza del mondo e dell'uomo, la vita che è la luce degli uomini. Amen.